unico che si occupa dell'inclusione delle persone sorde. Associazione Prisma, che si occupa accessibilità patrimonio culturale, in collaborazione ha realizzato un'app gratuita con video in LIS, lingua dei segni italiana, sottotitoli in italiano e descrizioni audio che spiegano dettagliatamente le opere più importanti conservate al museo. L'obiettivo di questo progetto è quello di rendere pienamente accessibile il patrimonio artistico dell'opera di Santa Maria del Fiore a tutte le persone sorde. Per maggiori informazioni, email qui.